perché nei primi anni, nel primo quinquennio degli anni Ottanta, io ero vicepresidente a Giovio, e una bella mattina, vedo che c'è Fausta, e una bella mattina, ormai credo sessantenne, si presenta da me, già ultra sessantenne, si presenta da me Anna Sacerdoti e mi dice che vuole colmare una lacuna che si è portata dietro per tutta la vita, una lacuna assolutamente giustificata nel suo caso, perché le leggi razziali le avevano impedito di conseguire un diploma di maturità che poi le desse l'accesso all'università, perché la sua ambizione era quella di proseguire con l'università e di laurearsi. Quindi sfida, non da poco, come capite, concordammo un piano di studi personalizzato, non ricordo più adesso alcuni particolari, se concordammo che l'ultimo anno, quello della quinta liceo, lei l'avrebbe frequentato regolarmente in questa classe, che è il bel dono, figurati, di avere un innesto di cultura e di umanità di questa portata. Felici quegli studenti. E devo dire alla persona dell'università che prima ha parlato, veramente ha parlato in termini molto toccanti, avere Anna come amica in un contesto scolastico deve essere stato un arricchimento incredibile. Comunque, non ricordo, dicevo, se concordammo un biennio o due bienni propedeutici da privatista, per poi invece regolarmente frequentando la classe, conseguire la maturità, cosa che è successa. Poi Anna ha proseguito con la laurea, cioè io non ho seguito quelle vicende successive, ma penso di avere comunque, come dire, in qualche modo contribuito un pochino a colmare questa lacuna. Lacuna ovviamente solo formale, perché sul piano sostanziale, sul piano della sua cultura, della sua esperienza, Anna aveva certo bisogno di un diploma di maturità, ma forse anche per, come dire, per amore di se stessa voleva in qualche modo un sigillo formale e voleva in qualche modo superare un'ingiustizia che aveva subito. Grazie.